Il quadro normativo nazionale, peraltro sottoposto a vincoli di natura internazionale con specifico riguardo alla materia dei soccorsi in mare, non è assolutamente stato modificato dall'attuale governo. Peraltro le modalità tecnico-operative dei salvataggi non possono essere in alcun modo sottoposte a condizionamenti di natura politica o a interventi esterni alla catena di comando. Dunque sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o addirittura impediti dal governo costituisce una grave falsità che offende soprattutto l'onore e la professionalità dei nostri operatori impegnati... Operatori impegnati quotidianamente in mare in scenari particolarmente difficili. Inoltre permettetemi di precisare che trovo incomprensibile aver messo in connessione il decreto, cosiddetto decreto ONG, con il naufragio di Cutro, perché in primo luogo né nello Ionio né lungo la cosiddetta Rocca Turca hanno mai operato navi di organizzazioni non governative. E poi anche perché le regole introdotte con il citato provvedimento partono dal presupposto che prima di tutto devono essere sempre assicurati il soccorso e l'assistenza dei migranti a tutela della loro incolumità.